Da amante del mistero, non potevo esimermi dal non trattare questo argomento. Adoro quando si parla di leggende e creature misteriose e temutissime. Nel video di oggi stilerò una mia personale classifica delle 10 creature soprannaturali che vorrei all'interno di Hytale. Delle 10, Obo? Ma che cosa stai dicendo? Delle 20? Ma sei pazzo? È una top 20? Non una... scusate, ragazzi, scusate. C'è anche da sottolineare il fatto che le creature presenti in questa classifica appartengono al folklore, fantasy e dark, ma che mettono le loro radici nelle più antiche leggende tra i vari racconti di moltissimi popoli del mondo. In sostanza parleremo proprio di miti. Miti che tra l'altro hanno anche ispirato opere come Il Signore degli Anelli o Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. E quindi Hytale, avendo un'ambientazione principalmente fantasy, trovo sensato che molte, se non tutte, delle creature appunto presenti qui possono trovare vita all'interno del gioco vanilla, anche per alcune implementazioni a livello di gameplay. Mi riferisco più che altro a loot lasciati da queste possibili creature. Tuttavia, se non fossero presenti sin da subito, poco male, ci penserà probabilmente la grandissima community di modder che ci sarà. Quindi nel peggiore dei casi si tratterà solamente di aspettare qualcosa. Fatta questa dovuta precisazione, vi ricordo anche di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale, commentando qui sotto anche voi con la vostra top 20 creature soprannaturali che vorreste all'interno di Hytale. Iniziamo! Tipico personaggio della letteratura fantascientifica e dell'orrore, e classico mob nemico da GDR, se vogliamo. Il fantasma lo vedrei bene come mob cattivo all'interno delle caverne, resistente anche ai danni fisici, eliminabile solamente con il crafting di armi speciali, infuse con fuoco o magia. Mob positivo, presente nelle fiabe più antiche del folklore italiano e francese. Lo vedrei bene nella zona 1 di Emerald Grove, tra i ruscelli e le radure dei boschi, pronte a dare consiglio al player. Il folletto è una piccola creatura leggendaria anch'essa dei boschi. Non molti sanno che i folletti hanno parecchie similitudini con altre creature simili a loro, come i coboldi, per esempio. Tuttavia i folletti sono esseri scaltri, piccoli burloni e sfuggenti, meglio non dargli troppa confidenza. Il Guelgi è un mito gallese conosciuto anche come il cane delle tenebre, scusatemi nel caso la pronuncia l'avessi pronunciato veramente male, ma vabbè. Come tutti i cani spaventosi, si dice che il Guelgi perseguiti i viaggiatori e viandanti nelle solitarie strade di campagna. Il cane è in sostanza un presagio di morte, tipo il gramo di Harry Potter. Le sirene sono da sempre conosciute come creature misteriose e sfuggenti. Molti però non sanno che la loro natura non è propriamente come quella descritta nelle fiabe della Disney, ma piuttosto molto più oscura. Sono esseri che ingannano i marinai, facendo affondare le loro navi nell'oceano. Meglio starsi alla larga da queste creature, sì. Sono sicuro che molti sono, probabilmente tutti, non lo so, vabbè, sarete andati a pensare al buon Davy Jones dei Pirati dei Caraibi. Beh, avete fatto comunque bene. Nelle superstizioni marinaresche di tradizione anglosassone si ritiene che Davy Jones non sia altro che un demone del mare associato alla morte per annegamento, e sarebbe figo poterlo vedere in Hytale solcare i mari con la sua ciurma in attesa di, non lo so, trovare navi da abbordare. Il leprecauno è una sorta di gnomo tipico del folklore e della mitologia irlandese ed è considerato parte del popolo delle fate. Vabbè, la tradizione vuole che abitassero sull'isola prima dell'arrivo dei Celti e per questo sono spesso associati a luoghi dove sono presenti i cosiddetti anelli magici, luoghi che strizzano un po' l'occhio a tutti i monoliti che abbiamo visto in Hytale. Vabbè, il leprecauno però non è così tanto simpatico e carino come sembra. Nel caso lo trovaste, insomma, nelle vostre avventure così, curatevi di avere comunque molte monete con voi, fidatevi di me. Famosissimo mastino a tre teste appartenente al folklore greco, gigantesco e sanguinario cane che si occupa di custodire i luoghi proibiti. Su Hytale lo vedrei bene a guardia di qualcosa, una torre o magari come boss finale di un dungeon. Inoltre sarebbe figo anche da tamare, quindi da cavalcare. Spero che possa sconfiggere il femminismo tossico.
Vi sblocco un ricordo. Ricordate la serie TV Disney Gargoyle, il risveglio degli eroi? Una delle pochissime serie e cartoni animati, non lo so, pseudo horror dell'animazione? Ecco, io lì mi sono appassionato sin da subito a queste creature. Essendo mob di pietra, li vedrei bene nelle città di Hytale, sui più antichi edifici, a farne la guardia, per esempio. Il Minotauro è una figura della mitologia greca, un essere mostruoso e feroce, con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che nacque per volere di Poseidone, che intendeva punire il re di Creta, Minosse. Anche lui lo vedrei bene come boss di un dungeon. La Baba Yaga. Qui andiamo sull'horror più spinto. È una creatura del folklore slavo, russo per essere precisi. Mostruosa vecchietta, che poi di vecchietta non ha niente, è proprio una vecchia, una strega, dotata di poteri magici, una sorta proprio di stregoneria pura. Praticamente è un personaggio per lo più negativo, che vive nei boschi più oscuri. Si tratta però di una delle figure più enigmatiche e controverse del panorama della mitologia europea. Quindi insomma fate attenzione, avventurieri. Qui andiamo sul design più elaborato, difficile da rendere ma sicuramente molto di impatto, in quanto la chimera è una creatura del folklore greco, romano ed etrusco, con testa e corpo di leone ed un'ulteriore testa di capro sulla schiena, ma per non farsi mancare mai niente una coda a testa di serpente. Superfluo dire che lo vedrei bene come boss, magari in una zona di montagna. Sarebbe interessante da implementare questa creatura, visto che ha molteplici varianti, da un classico mostro alato ad un umanoide, il vampiro è debole al fuoco e all'argento, come un classico non morto. Peraltro il crafting di armi in linea con questi bonus potrebbe essere utile nell'affrontare questo mostro. Vi prego niente cosa la Twilight, per favore. Il lupo mannaro è una delle mie bestie preferite in assoluto, e nella versione cinematografica del film di Van Helsing soprattutto, anche se ho adorato pure quella del The Underworld, sì, ecco. In ogni caso sarebbe comunque figo diventare il lupo mannaro, magari come per il vampiro queste creature potrebbero essere uccise solo con armi craftate in argento. La Fenice è una delle creature soprannaturali più conosciute, non credo di dover dare spiegazioni riguardanti questo leggendario volatile immortale, le sue piume però potrebbero essere utili per craftare incantesimi o pozioni specifiche, chissà. Nei bestiari, il basilisco è una creatura leggendaria delle tradizioni europee, ma non tutti sanno che effettivamente esiste realmente questa cosa, però è una sorta di lucertola che vive nelle grotte, insomma una cosa un po' così. Il caso però vuole che io intenda il serpentone gigante, che c'è magari, non so, in Harry Potter per dire. È una creatura mitologica citata anche come re dei serpenti, che si narra abbia il potere di uccidere o pietrificare col solo sguardo diretto degli occhi. Immaginate che implementazione alchemica potrebbe avere, non so, il suo lutto, i suoi occhi, i suoi denti per esempio, che pozioni o infusi si potrebbero creare. Insieme al cugino Pegaso, l'unicorno è il cavallo immortale per eccellenza, enorme e forte cavalcatura con un corno in mezzo alla testa. Nel caso venisse introdotto proprio come mob, sarebbe interessante capire come tamarlo e se il suo corno può essere utile come oggetto per pozioni. Gli elementali sono esseri della mitologia presenti in diverse tradizioni spirituali e animistiche in realtà, e la parola è più che altro un aggettivo che indica la peculiare caratteristica di tale creatura nell'appartenere ad uno dei quattro elementi classici come l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco. Di solito sono esseri di grandi dimensioni e si mettono a guardia di tombe o monoliti magici, al servizio comunque di maghi o stregoni. Considerando che Gaia comunque è la dea protettrice di Orbis, nonché protettrice degli elementi, avrebbe senso che magari ci siano dei costrutti che possano incarnare questi elementi. I mostri maligni non esiste uno per definizione, possiamo immaginare un kraken o un megalodonte, tra l'altro il kraken è già stato mostrato peraltro e in più ho anche in mente un video su questa creatura, sarebbe figo anche vedere qualcosa in stile Lovecraft, cavolo se sarebbe figo sì. Il grifone è una delle mie creature preferite in assoluto nel panorama fantasy, draghi e viverne a parte. Il grifone è una creatura leggendaria dal corpo di leone e dalla testa d'aquila, con due enormi ali sulla schiena. Dove si può firmare per averlo come cavalcatura? Scusate?
Signori miei, anche per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Come detto in descrizione trovate il link di tantissime altre playlist su Itel con tantissimi altri video, più i link dei miei social e dei miei collaboratori. Da qui a Google è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti ipoliti. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.